'em, let 'em hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after allora, ad aprire, come tradizione, ad aprire la sfilata di Cavaillon, la 34esima sfilata, sono le majorette, le perle di Cavaillon. Accogliamole con un grande applauso. E per favore spostatevi i bordi della strada, grazie. E rimanete ai bordi della strada dopo, perché, ripeto, le majorette sono ragazze, si spostano, i carri mi passano sopra i piedi. E vi assicuro che può far male. Bene, adesso ci vuole l'applauso, ringraziamo le majorette, le perle di Cavaillon, che quest'anno mi sembrano non sono più dell'anno scorso, però sbaglio, mi ricordo bene, sono aumentate, perciò la pubblicità fa bene. Bravissime e bellissime, complimenti. Però le majorette da sole non potrebbero ballare se non c'è la musica, e allora ringraziamo anche la band di Caprino Veronese. Che ci agita perché lo può vedere. Allora vi presentiamo, vi chiedo l'applauso perché è la maschera di casa, Re Dragon. Adesso voglio dare un altro commento, anche perché già si lo conta che per cosa ce ne vogliono. Come? E se la metto, mini solo e noi si gioca bene, si fa due, non ho mai meno per me, meno per me, e mi è sempre lungo. E adesso noi Daniela non lo presentiamo perché come tradizione lui è accompagnato dal suo maggiordomo, il 480esimo Sirene Carnevale Veronese, il papà del gnocco e la sua corte. E pensate, ha 480 anni i bambini, poi lo sentiremo all'interno dell'arena quando ritorna, che ci porterà i suoi saluti e ci racconterà come fa ad andare ancora a spasso con 480 anni. Questa è una fortuna. Poesia di Berto Barbarani. Esatto, diceva tanti anni sono passati, siamo ancora qua, e questo è verissimo, e questa è una fortuna perché finché ci si vede tutto va bene. Di tal Boccaccio, Bertoldo, Bertoldino e Cacaseno, anche per spiegare ai bambini il perché di questa figura. Così te femmino gaffo per la nostra parte, vai. Ma difatti per quello che noi preferiamo far parlare le maschere. Si vede, il papà del gnocco 480 anni, barba lunga, pancia e stanco, lui solo 163 ancora qua. Ma esiste la chirurgia plastica, eh? Il castellano di Villafranca, fategli un grosso applauso perché lui continua a suonare la trombetta da quando parte a quando arriva, e non so quante ne cambia, sicuramente tante. Altre 40 euro da mettere in conto. Grazie e buon carnevale a tutti. Re Ciotto ha una bellissima bottiglia appunto di Re Ciotto. Ora mi devi promettere che quando ci ritroveremo nell'arena tu porterai questa bottiglia sul palco e la berremo. Va bene. Tanti testimoni, guardate, è una promessa fatta in piazza, ci sono i testimoni. E se non riesco ad assaggiarlo quest'anno non tornerai a Negrar. Questo gruppo vestito da operaio è un gruppo carnevalesco che si chiama Facebook. Abbiamo visto che anche loro sono molto ricchi con le nuove tecnologie. A scuola dell'infanzia Bettina Pasqualini di Cavaillon. E il carro è, c'è scritto in grande, non ci vedo. Mi sembra proprio circo. Adesso vediamo quali sono le figure che ci presentano.
innanzitutto si accerti che ci sono i crown, nel secondo carro ci sono le belve. Un grazie a tutti i genitori che si sono prestati. Ed ecco la gabbia con le belve. Loro sono primo e sono secondo anno, quelli piccoli, la scuola di quelli piccoli, non a quelli grandi. Quelli più grandini, terzo anno, che stanno per andare alla scuola elementare. Circolano i Caprino con il carro, i Puffi. Se ballate, noi vi guardiamo. Poi vediamo se c'è anche Gargamella, però. E non sei dei particolari. Questo vuol dire che tu a casa, al posto di fare i mestieri, guardi che sono arrivati. Bene, bravo, bravo. Bene, e voi di solito, fate il balletto anche, vero? Voi fate anche il balletto, vero? Bene, noi stiamo aspettando che arrivate un po' più avanti. Fate spazio ai lati delle strade, per cortesia arretrate. Bene, adesso passiamo sul difficile, questo carro arriva a fumare. Sono i signori dell'Alto con il carro tanto bravo. Pinocchio, la casalinga vuole fare l'amore. Il nostro caro Allegorico intende evocare tutto quello che questa fiaba ha rappresentato per ciascuno di noi. Possiamo quindi affidarci alle avventure di Pinocchio per scoprire sempre nuovi esempi di sapienza sbriciola, navigare sempre dolci onde e scrivere la nostra passione. Le sagome dei personaggi si ispirano vagamente e liberamente alle animazioni di Walt Disney, con Pinocchio scortato costantemente da molti noti amici. Della provincia col numero 112. E allora lo facciamo, vai! Questo carro viene da Pozzo Moreto e che dicono è il nome della pace. Il grosso proiettore è costruito alla vecchia maniera, ma più romantica e mediterranea, pone l'attenzione del mondo sul presidente degli Stati Uniti. A far da cornice alla grande sagoma di Barack Obama sono volte di coloro che dovrebbero essere i garanti della pace, e cioè i rappresentanti delle più importanti nazioni europee. Il carro è stato disegnato da Bruno Prosdocimi e realizzato dal gruppo Cappello Pozzo Moreto. Cha-cha, and the walls are rumba. Sonora's dance has no title. You don't need to settle who I do.